Ciao amici, bentornati sul canale. Si va a San Paolo di Iesi, tenetevi forte, si parte! Il primo monumento, entrando all'interno di questo borgo, che risalta agli occhi del visitatore, è la torre civica con le sue linee barocche. La sua costruzione, avvenuta assieme al palazzo comunale, risale alla fine del XVIII secolo su disegno attribuito all'architetto Mattia Capponi. In tempi recenti, la parte cupsidale della cella campanaria è stata danneggiata da un fulmine, tanto da rimanere priva della parte più elegante. Sotto la torre civica troviamo l'entrata alla cripta. L'origine del paese deve essere collegata alla presenza del territorio di una piccola chiesa dedicata a San Paolo, forse appartenente ai monaci, dalla quale ha tratto origine il toponimo con cui venne indicato il primo nucleo abitativo della zona. La sua prima menzione come castello del contado di Iesi risale al 1275. Alle soglie del XIV secolo, San Paolo faceva parte sicuramente del contado iesino a tutti gli effetti pratici e giuridici. Verso la prima metà del XV secolo, quando Iesi fu inglobata nello Stato della Chiesa, anche San Paolo riconobbe la sovranità del pontefice, mediata dalla giurisdizione esercitata dalle città sui castelli del proprio contado. Il castello di San Paolo mantenne lo stato di appartenenza al contado iesino fino al 1808. Dopo la discesa delle truppe napoleoniche entrò a far parte del cantone di Apiro e in seguito venne aggregato per 10 anni al comune di Monte Roberto, fino a quando non riebbe nel 1818 la sua autonomia. Tuttavia, nel 1928, per decisione dell'allora governo fascista, fu di nuovo aggregato ad un altro comune, Staffolo, del quale fece parte fino al 1946, quando ritornò ad essere autonomo. Questa che vediamo dalle immagini è la chiesa di San Paolo Apostolo.
Dalle notizie che ho trovato, l'intitolazione dell'apostolo risale probabilmente a qualche insediamento monastico di cui si ha notizia già in anni anteriori al 1000, e più precisamente la chiesa potrebbe essere stata di origine una piccola curtis, sorta attorno alla chiesa monacale omonima. Di San Paolo di Jesi se ne parla già in un documento del 1079, come di una contrada che certamente prendeva il nome da una chiesa lì presente di epoca anteriore. Valorizzare il piccolo centro collinare, è stata di recente aperta una bottega del vino, in omaggio alla vocazione vitivinicola di San Paolo. A ottobre si svolge la festa del vino di Viscola, vino dolce marchigiano da degustazione o da dessert dalla fragranza di Viscola. Una festa unica nel suo genere in Italia, per una serie di ragioni. L'ingresso è sempre gratis, così come il vino che viene distribuito da un carro a intervalli regolari. Tutto è fatto in casa, dalla programmazione degli spettacoli ai caratteristici allestimenti delle vie del centro storico, dalla gestione della cucina, genuina e buonissima, fino a tutti i servizi d'accoglienza. Non mancare, la Proloco di San Paolo di Jesi ti aspetta. E per tutte le altre informazioni puoi andare a visitare il sito Festa del Vi de Visciola in dialetto.it. E se vi è piaciuto questo video, attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati sulle mie prossime uscite, iscrivetevi al canale e mettetemi un bellissimo like. Ciao ciao, alla prossima!